Ok, per favore, possiamo aprire in Apocalisse 4.1? Apocalisse 4.1 dice... Vidi cieli aperti e una voce che mi chiamò e mi disse: sali quassù. E l'Apostolo Giovanni si trovava a Patmos, questa è una breve introduzione, si trovava a Patmos, isolato, appartato, e ad un certo punto Dio gli dice, lo chiama e ti dice: devo farti mostrarti le cose a venire, devo mostrarti delle cose, e ti porto quassù. E lo ha preso nello spirito. Cosa che voglio dirvi, questo tempo che Dio ci sta dando, questo tempo di questo percorso particolare dove Dio parla ai nostri cuori, uno dei motivi principali che Dio ci sta facendo fare questo percorso con Lui, questo cammino con Lui specifico per questo tempo, il motivo è molto semplice, che vuole dirci, rivelarci cose che senza questo processo, che senza questo percorso non eravamo in grado di poter ascoltare. Perché Dio ha dato proprio sull'isola di Patmos questa grande rivelazione a Giovanni? Perché era in una situazione appartato, isolato, per poter ascoltare. E Dio poi ci fa fare dei percorsi e non ci dice le cose prima, ma ce le dice durante determinati processi e percorsi, perché attraverso quel processo, dove Lui ti spiega delle cose, tu impari ad ascoltarlo, impari a riceverlo, impari a meditarci, il tuo cuore si predispone per poter ascoltare determinate cose, cosa che prima non avrebbe fatto. Ci sono cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore d'uomo, ma sono cose che Dio ha riservato, ha preparato per coloro che lo amano, per coloro che lo temono. Ecco perché alcuni processi, alcuni percorsi, perché tu puoi arrivare ad ascoltare cose che prima avresti rifiutato, che prima avresti preso in un modo superficiale nella tua mente. Ok? Allora, oggi vi vorrei parlare ho sentito nel mio cuore di trattare su questo, e dopo pregheremo anche. 1 Timoteo 3,15 dice una cosa molto importante, e questa settimana è stata la meditazione, gran parte della mia meditazione. Dice 1 Timoteo 3,15, scusate, affinché tu sappia, nel caso dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa è chiamata ad essere la colonna della verità. Sostiene ed è colonna di verità. L'identità della Chiesa è la verità, perché la verità è... un po' più forte. Gesù. La verità è Cristo. Ok? La verità è Cristo. E abbiamo letto in 1 Timoteo 3,15. Grazie. Che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa è chiamata, ognuno di noi è chiamato a sostenere e a muoversi ad essere verità. Perché vi dico questo? Perché c'è un problema spesso all'interno della Chiesa, che ci rifugiamo invece nella menzogna. Leggiamo insieme questo passaggio, che è in Isaia 28. Ci sono sfaccettature che man mano Dio ci sta dando, e dobbiamo, questa mattina credo che dobbiamo prendere autorità su questo. Isaia 28, dal versetto 15, dice: in un momento di difficoltà Israele ha fatto questo. Dice: voi dite, noi abbiamo fatto alleanza con la morte, abbiamo fatto un patto con il soggiorno dei morti. Quando l'inondante flagello passerà, non giungerà fino a noi, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno. Perciò così parla il Signore Dio: ecco, io pongo
Io ho posto come fondamento in sé una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire, non avrà paura di fuggire. Io metterò il diritto per livelle, la giustizia per piombino, la grandine spazzerà via il rifugio di menzogne. E le acque inonderanno il vostro riparo. La vostra alleanza con la morte sarà annullata, il vostro patto col soggiorno dei morti non reggerà. Quando l'inondante flagello passerà, voi sarete da esso calpestati. Però vorrei rileggere il primo verso, il verso 15. Dice, nella seconda parte, non giungerà fino a noi il flagello, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno. Prestate attenzione, per favore, non intendo predicare molto, ma prestate attenzione. Mentre adoravamo questa scena, questo passaggio, mi ricordava qualche cosa, al contrario, che Mosè ha vissuto con Dio. Quando passerà la mia bontà, io ti nasconderò dietro la roccia. Quando mi rivelerò in tutta la mia gloria e bontà, ti nasconderò dietro la roccia, che è Cristo. Israele, che aveva rifiutato di avere udienza diretta col Signore, ora si ritrovava che quando passava il flagello, quando c'era una minaccia in arrivo, un pericolo imminente, si sarebbe auto nascosto dietro una falsa roccia che è la menzogna. La menzogna è un falso rifugio che spesso noi accogliamo nel nostro cuore. Ed è perché è un problema? È un problema perché si scontra con la nostra chiamata di essere fondamento di verità, di essere colonna e sostegno di verità. E la menzogna viene, il rifugio di menzogna, perché spesso non solo possiamo dire menzogne, ma rifugiarci in esse. Perché quando pensiamo alla menzogna, pensiamo solo a non dire bugia. Che è giusto. È sacrosanto questo. Ma il problema è neanche confidare nella menzogna. Che cos'è la menzogna? E come si scontra con la verità di Cristo? Prestate attenzione. Perché non mi interessa che sia un buon messaggio teologico, che è bello da ascoltare, ma dobbiamo trovare riscontro nella nostra vita, ci deve aiutare per camminare con Cristo, se no non serve a niente, continuiamo ad adorare. Quando il Signore annuncia la verità nella mia vita, essa è chiamata come una spada a trapassarmi, ad infilzarmi, a cambiarmi, e quando viene poi estratta quella spada io non sono più lo stesso. Ma a volte noi ci facciamo scudo della menzogna. A volte alla base cosa c'è? C'è uno spirito di incredulità e paura, perché a volte Dio rivela a noi una verità così grande che è troppo grande da credere, allora preferisco ascoltare la menzogna del nemico, il pensiero del nemico, preferisco rifugiarmi dietro l'incredulità. Non può essere vero, non può essere così grande, non può essere così bello. Davvero Dio potrà fare questo nella mia vita? E allora io mi faccio scudo della menzogna. Per farvi un esempio semplice e stupido, per questo io spesso vi dico, state attenti di che cosa dicibate fuori, di notizie, di brutte notizie, di situazioni. Noi non abbiamo la conoscenza né gli strumenti, miei cari, di comprendere tutto quello che gira intorno al mondo, di tutto quello che sta attorno, di tutto quello degli avvenimenti. Non abbiamo gli strumenti né la conoscenza, la capacità. La nostra fede deve essere molto semplice in quello che Dio dice. Ma se ti fai bombardare di determinate notizie, di determinate situazioni, la tua fede vacillerà, perché tu accoglierai una menzogna e non saprai ribattere, perché diventerà la tua verità. Questo nella vita di tutti i giorni, ma nella vita specifica di ognuno di noi invece
Quando ci edifichiamo nelle circostanze, nei pensieri che ci passano nella nostra mente, nella sofferenza in cui viviamo, quelle fanno breccia di menzogna, provocano paura e ti portano a ragionare, a riflettere, a dibattere tra te e quella menzogna, e Dio lo stai tenendo fuori e ti stai alleando, la stai credendo, l'hai fatta entrare dentro di te e ti sei nascosto. Succederà questo, succederà quell'altro. E diventa un compromesso con la verità, dove tu paghi un prezzo che è il compromesso. Entra corruzione dentro di te che si stabilisce. E come fai a essere fondamento, colonna di verità? Stai credendo alla menzogna. Ecco perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma questo fondamento di menzogna, rifugio nella menzogna, arriva da un qualcosa. Ascoltatemi. Dal voler controllare la nostra vita, ma perché la vogliamo controllare? Perché Gesù disse in 4 Vangeli, lo ripete 5 volte, chi vorrà trattenere, salvare la propria vita la perderà, e chi invece sarà disposto a perdere la ritroverà. Perché fa questo giochino al contrario? Stava parlando a persone che dovevano lasciare il controllo al regno di Dio. Ma perché tu vuoi tenere il controllo? Perché tutto ciò che controlli ti illudi che non ti faccia paura. Ciò che puoi controllare non hai bisogno di tenerlo, ma è proprio perché lo controlli che lo stai tenendo. E ascoltami, quando tu ti muovi nella paura, perché se tu ti muovi nel controllo è perché hai paura di perdere, se tu ti muovi nella paura sei nel regno del diavolo e non vincerai. Solo perché ti muovi nella paura di perdere qualche cosa stai dando autorità al nemico di portartela via. E infatti Gesù dice: quando vi rifugiate nella menzogna e pensate che l'inondante, siccome tengo tutto sotto controllo, il flagello non mi colpirà, quella cosa che temo non accadrà perché la sto tenendo sotto controllo, no! Quel falso rifugio verrà battuto e non reggerà e non sarà di copertura per te e di protezione, perché ti sei rifugiato in una menzogna, e la menzogna ha un padre solo, Satana. Giovanni 8 dice: voi siete figli di vostro padre che è il diavolo, perché mentite, e lui è il padre della menzogna. Quando mi metto sotto il gioco della paura e della menzogna, la mia vita è in autorità del nemico. Quell'area del mio cuore è sotto l'autorità del nemico. Il nemico ha un accesso di edificare su di me. Perché vado e mi rifugio in una menzogna. E la Chiesa ha preferito credere a una menzogna semplice piuttosto che alla grande verità. Per questo non riusciamo a camminare in fede il più delle volte, perché c'è tanta paura e incredulità, perché ci siamo radicati più nella menzogna di ragionamento, e più abbiamo avuto paura di perdere le cose, e più nel tempo le abbiamo tutte perse. Perché dice: chi vorrà salvare, trattenere la sua vita, lo perde. Perché? Perché tutto ciò che tu trattieni e controlli è sotto un'autorità che non è del regno. Infatti, qual è l'opposto della paura? Non è il coraggio, è l'amore. Perché l'amore ti libera. Chi ha paura non è stato perfezionato dall'amore, perché si sta muovendo nel controllo. Più ho paura di perdere, più stringerò quella cosa a me, più la controllerò. Rifugio di menzogna. E ti voglio dire una cosa: è molto probabile che quella cosa la perderai, perché ti stai mettendo sotto un'autorità che non è il regno di Dio. Perché nella paura non c'è l'amore, e Dio è amore, non è paura. Ecco perché dice: vi state ingannando, perché quando il flagello, la prova arriverà, quel fondamento falso, quel falso rifugio, quel rifugio di menzogna non reggerà, perché è già del nemico.
Dobbiamo stare attenti a cosa muoviamo nel regno, da che cosa siamo spinti, da che cosa siamo indirizzati. Perché quando poi veramente il flagello arriva e dici: Signore, dove sei? No, ti sei messo tu, tra virgolette, fuori dal Signore. In quell'area ti sei messo fuori, perché l'area della paura è un'area non redenta nella nostra vita. Ma se lascio, perdo. No, se lasci, ottieni, perché sei liberato da quel legame. Perché non puoi tenere a te le cose per paura, perché ti muoverai sotto il principe di questo mondo e non sotto il regno di Dio. Quante cose faccio per paura? Faccio questo, per timore faccio questo, per timore non dico quest'altro. Allora la paura ti spinge a controllare, a direzionare la tua vita, e poi diciamo che è bello essere condotti dallo Spirito Santo. Ma lui conduce attraverso l'amore, non attraverso la paura. Io dovrei lasciare determinate situazioni nella mia vita solo perché non sono condizionate dall'amore ma dalla paura, e la vera rinuncia è tenermi qualcosa con l'aiuto della paura e del controllo. Già solo per questo dovrei lasciarla, dovrei imparare a lasciare quelle situazioni, perché le sto trattenendo con legami diabolici, con legami falsi, e sto dando autorità al nemico di portarle via. E non può essere che noi accettiamo una menzogna se siamo chiamati ad essere la colonna della verità, colonna e sostegno della verità, perché poi sopra l'edificio viene costruito, dove Gesù è la pietra angolare. Quando tu vivi rifugi di menzogna, non è Gesù la pietra angolare della tua vita, ma è la paura, è il dolore, è il controllo. Sono tutte aree dove tu ti nascondi e non permetti al Signore di entrare e di ristrutturare la tua vita. Quando io trattengo, io sto già dando un'autorità al nemico di portare via. Sto già dando autorità al nemico di portare via. Quando Saulo ha cominciato a voler controllare il suo regno, non ha fatto che distruggere il suo mandato, perché si è messo nell'autorità del nemico, che è venuto poi per rubare, uccidere e distruggere. Ma Gesù gli dice: lascia, affinché io possa portare vita e vita abbondante. Lascia la presa affinché non ci sia più morte, e io posso portare vita e vita abbondante, vita Zoe. Quando lasci, lui porta vita, perché lui ci attira a sé, non ci controlla a sé. Lui avrebbe l'autorità e il potere di farlo, ma siccome il suo regno è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, ci rilascia nell'amore. Tutto ciò che noi non viviamo e non facciamo per amore, lo ripeto, tutto ciò che noi non viviamo e non facciamo e non diciamo per amore, lo stiamo consegnando sotto un'altra potestà. E molte volte questo è il compromesso della Chiesa e del singolo credente: tenere anche a costo di sacrificare la verità. E questo è un laccio, questo è un falso rifugio, questo è un inganno che presto o tardi verrà palesato, e se non lo palesa il Signore per tempo, in modo che tu te ne liberi, verrà il nemico e chiederà il conto, perché sei sul suo pedaggio. E questo deve farci riflettere. E mentre io parlo, la mia preghiera è che lo Spirito Santo possa portare a casa, perché adesso noi preghiamo per spezzare queste cose, per rinunciare a queste cose. Voi dite: noi abbiamo fatto un'alleanza con la morte. Dove c'è menzogna e c'è l'opera del nemico, c'è morte, perché è un'area morta dentro di noi. Abbiamo fatto un patto, c'è un accordo. Quando tu scegli a compromesso, tu crei un accordo, un patto, un legame
con il soggiorno dei morti. Quando l'inondante flagello passerà, non giungerà fino a noi, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno. Guardate che ossimoro. Come fai a stare al sicuro dietro l'inganno? Come fai a nasconderti in una bugia? Ma è questo il compromesso di gran parte della Chiesa. La verità era troppo grande, troppo bella da poter credere. Gesù dice, parlando di se stesso, del Vangelo, a voi avviene, dice l'incredulo, quello che è successo, che disse il profeta. Ecco, io compio in voi un'opera così grande che non credereste neppure se ve la raccontassero. A volte la verità è così grande che tu dici non può essere vero, c'è una risposta di incredulità, perché ci piace fare i ragionieri con Dio. Noi vogliamo i miracoli, noi vogliamo camminare sulle acque, però vediamo anche due angeli che ci tengono le braccia e muoviamo i primi passi sperando che l'acqua non sia troppo fredda. Ma Gesù dice vieni. Vieni, cammina sulle acque, cammina sopra le circostanze avverse, fidati di me. Alla base c'è paura, controllo, mancanza di fiducia, incredulità, che vogliono minare la nostra. E allora rimaniamo in quella zona di falso conforto. Perché l'opera dello Spirito Santo è consolare, cioè portare conforto. Ma ci rifugiamo in un falso conforto, quello della menzogna, dell'incredulità, della paura. Ok, vivo legato alla paura, ma se ho paura posso gestire la situazione, se la gestisco non mi fa più così paura. Ecco il compromesso. E la verità viene buttata fuori. Per questo i primi cristiani che venivano trafitti dalla verità potevano dare la loro vita al Signore, perché non avevano più paura di nulla ed erano disposti a perdere anche la propria vita, perché avevano compreso che nulla più apparteneva a loro, ma che loro appartenevano a Cristo, e lo dicevano: veramente la mia vita è tua, veramente la mia vita è nelle tue mani. Non come lo diciamo noi in un modo religioso e ipocrita. Sono nelle tue mani, Signore. Tanto gestisci tutte le aree della tua vita, le gestisci tu. Però ci piace, metto questa cosa nelle mani di Dio, ma nel frattempo la controllo e la stringo forte. E ci riempiamo di religiosità. E poi la nostra vita non funziona, perché la stiamo padroneggiando, controllando, perché ne abbiamo paura. E più ne abbiamo paura, più stiamo dando autorità per perderla. Perché tutto questo? Perché ci siamo rifugiati nella menzogna. Ci sono determinate menzogne che stanno regnando nella tua vita, che hai creduto e sono diventate la tua verità e la tua anima si è ancorata a queste cose. Quali sono queste menzogne nella tua vita? Quali sono questi falsi rifugi? Rispondi a te stesso. Rispondi tra te e Dio in questo momento. Quali sono queste paure che stanno dando territorio al nemico di continuare ad ostacolarti, di continuare a legarti? E poi non vivi la vita abbondante di Dio. È per questo che Gesù ci sta dicendo che vuole entrare. Per questo il Re sta dicendo: apritevi porte eterne e il Re di gloria entrerà. Quando apri le porte di una fortezza, tu ti stai arrendendo, in questo caso a un santo invasore, a un santo conquistatore. Quando abbassi il ponte levatoio, tu stai dicendo: ok, sono scoperto, la città è tua. E noi abbiamo bisogno di fare questo. Invece lodiamo il Signore, ma teniamo tutte le porte blindate, le guardie. Apritevi porte eterne, il Re di gloria entrerà.
porterà il suo regno di pace, giustizia, gioia, nello Spirito Santo governerà con l'amore. Ma abbiamo preferito una menzogna semplice che ha una grande verità. Vogliamo starci in piedi? E mentre continuiamo ad adorare,